Sono queste le grandi domande della vita, cari amici del convento. Angela sì o Angela no? No, no, tu stai pure girata, non ce ne frega del tuo viso, ci interessa della tua schiena. Dicevo, le grandi domande della vita, Angela sì o Angela no? Votate, votate, numerosi al 45442 e poi adesso la possiamo conoscere, era una battuta chiaramente. Prima, eccola qui, la vera protagonista di questa maglietta, ma anche di questa serata. Ho paura a chiederti come ti chiami. Angela. Qualcosa me lo diceva, c'era stato un suggerimento dall'alto. Da dove vieni? Da Milano. Da Milano, che bello. E cosa ti porta qui sul lago di Garda questa sera, a parte il lago? Loro, le loro. Amiche. Le amiche, come mai ti hanno portato qui? Non lo so, chiedilo loro. Lo chiediamo loro, un'amica, chi vuol venire? Una rappresentante delle amiche, lei? Ma perché avete scelto la più alta, che mi sento in difetto? Va bene, allora, perché l'avete portata qui? Me ne hanno parlato bene, dei miei amici. Di lei? Vengono spesso. Ah no, scusa, ah del posto. Puoi prendermi in braccio così divento alto come lei? Ah ok, scusa. È in dolce attesa, raccontaci. Cioè, allora aspetta, intanto grazie, e poi sto perdendo il filo del discorso. E come mai, a parte parlare bene, dovete festeggiare qualcosa? Cosa state festeggiando? L'addio alla libertà. L'addio alla libertà sempre suo, di Ruo. Perché? Da cosa ti liberi? Mi libero dalla libertà di non poter fare più esattamente tutto quello che voglio. Ah, che brutto. Allora perché festeggiate? Dovreste essere a lutto, invece festeggiate. E infatti loro sono vestite di nero, tra l'altro. Festeggiamo perché bisogna comunque concludere in bellezza. Ah, ogni occasione è buona per festeggiare. Allora, dai, dici quando succederà il lieto evento? Il 28 luglio. Il 28 luglio, quindi a brevissimo. E chi sarà il fortunato? Sergio. Sergio, e c'è un altro fortunato o fortunata quindi a questo punto che vi verrà a trovare a breve? Sì, a dicembre, ma non sappiamo ancora se è fortunato o fortunata. Ah, non lo sappiamo. E tu hai delle preferenze? Femmina. Eh? Femmina. Femmina, hai già anche il nome, hai già organizzato tutto? Hai già anche pagato la retta dell'università praticamente? No. Sono scaramantica, meglio non dire niente. Ah, niente, non dice niente, non svela nulla. Allora vuoi fare intanto un saluto alla tua dolce metà, futura ufficiale dolce metà? Ciao amore mio! Bello, bello, tenerissima. Allora salutiamo lei, salutiamo le sue amiche e auguriamo a tutte loro una buonissima serata e un buon divertimento. Ciao!